Ciao, buongiorno, siamo i Bagni Plava Laguna di Albisola, abbiamo qui con noi il proprietario Danilo Garbarini, nonché presidente dell'Associazione Bagni Marini delle Albisole. E chi meglio di lui ci può dare le disposizioni che sono pronte per l'estate in spiaggia? Buongiorno a tutti. Abbiamo appena ricevuto le disposizioni per quanto riguarda il posizionamento degli ombrelloni e le varie metrature dalla Regione Liguria. La Regione ci ha dato questo protocollo in cui dice che gli ombrelloni devono avere una metratura quadrata di 10 metri quadrati ognuno. In questo momento stiamo procedendo a effettuare queste nuove disposizioni e anche noi dobbiamo cercare di capire com'è fare questo ricollocamento. Se avremo la possibilità, ci auguriamo di sì, di poter collocare tutti i nostri clienti, dato che anche in questo momento, in questi giorni, è notizia di questi giorni che ci sarà la riapertura delle regioni. Dal 3 di giugno ci potrà essere i collegamenti interregionali, quindi dovremo accogliere ovviamente ben volentieri clienti piemontesi, lombardi. E dobbiamo fare appunto tutti i nostri calcoli. Questo è un momento di calcolo del territorio, ovviamente, quindi anche per fare i vari prezzi, i vari conteggi, per le varie proposte che faremo. Ovviamente noi abbiamo dichiarato, e siamo ben contenti di poterlo mantenere, che non ci sarà una variazione di prezzi. Quindi i prezzi del 2019 saranno confermati anche per questa stagione. Quello che varierà sicuramente sarà la non possibilità delle condivisioni, che questa è una regola che non si potrà fare a meno. La condivisione delle cabine, la condivisione degli spazi comuni, questo influirà ovviamente sui prezzi che purtroppo certe categorie, tipo i singoli, le persone singole, roba del genere, avranno ovviamente un aumento di prezzi. Su questo stiamo ragionando, stiamo cercando di fare il possibile, di cercare delle soluzioni possibili per accontentare tutti quanti. I bambini, i ragazzi, cosa potranno fare in spiaggia quest'estate? Per quanto riguarda i giochi di gruppo, come ben sapete, il calcetto, beach volley e purtroppo il calcio balilla, roba del genere, sarà impossibile gestirli e quindi non verranno nella maggior parte dei casi montati, se non chi vorrà seguire le regole delle varie categorie, delle varie associazioni. Per i giochi dei bambini la cosa più semplice, noi abbiamo chiesto che possano essere mantenuti e ovviamente ci crediamo che questa cosa possa essere mantenuta da parte della Regione, quindi i giochi dei bambini li manterremo cercando di evitare gli assembramenti e facendo tutte le procedure di sanificazione. Quindi per i bambini le aree saranno consentite. Il bagno si potrà effettuare regolarmente senza nessun problema di limitazioni. Le aggregazioni, che è l'unica cosa a cui dobbiamo fare caso, saranno proibite il più possibile. Per la salute, insomma, per rispettare il protocollo che noi dobbiamo seguire alla lettera. Però ovviamente stiamo cercando di venire incontro appunto alle famiglie con bambini che dovranno avere i propri spazi. Ok, hai parlato di balneazione libera, non ci sono limitazioni o anche lì qualche problemino potremmo avere? Non ci saranno grosse limitazioni, nel senso che comunque anche in acqua bisognerà rispettare un minimo di distanziamento, quindi bisognerà avere, non si potranno fare i bagni in comunità, i bagni insieme uno vicino all'altro, bisogna rispettare anche lì delle distanze, le piccole distanze che vengono richieste anche per girare per strada, quindi anche lì bisognerà rispettarle. E verranno creati appunto anche dei canali apposta per poter accedere al mare, in modo che una persona possa lasciare il suo ombrellone, accedere al mare e ritornare con la possibilità di non utilizzare la mascherina. La cosa che mi viene da chiedere è mosconi, surf, tavole, quelle che usano adesso per andare in acqua, boa, queste cose qui le avremo? E gli usi singoli sono concessi, quindi per esempio windsurf, il paddle, la canoa, assolutamente sono concessi perché sono usati singolarmente. Per quanto riguarda il pedalò, anche quello è usufruibile dal nucleo familiare, quindi una famiglia potrà usufruirlo liberamente, oppure da persone singole, non da gruppi familiari non uniti, cioè non concentrati.
Per quanto riguarda la boa sarà un problema perché è considerata solarium e quindi può essere utilizzata da una persona solamente e dopo finito l'utilizzo deve essere sanificata. Quindi il problema della boa è direi che quest'anno sarà un problema grave e non so quante ne vedremo quest'anno di boe. Va bene, noi ringraziamo Danilo, gli facciamo un bocca al lupo. Danilo, vuoi dire qualche cosa, qualche suggerimento anche per i tuoi colleghi, qualcosa? Sì, quest'anno sarà una stagione particolare, perché da parte nostra ci sarà tutto il massimo impegno per seguire i protocolli, per seguire tutte le sanificazioni che dovranno essere effettuate sia al bar, sia negli spazi comuni, sia sotto l'ombrellone. In ogni parte seguiremo appunto questo protocollo alla lettera, cercheremo di impegnarci per poter far effettuare una stagione più serena possibile, pur sapendo che sarà una stagione particolare e che ci ricorderemo per un bel po'. Comunque ce la faremo. Ovviamente per far rispettare il protocollo bisognerà rivolgersi anche al senso civico della clientela, bisognerà che le zone comuni, gli assembramenti siano sempre frequentati in maniera responsabile, muniti di mascherine anche per la circolazione all'interno dello stabilimento balneare, per usufruire dagli spazi comuni, tranne sotto l'ombrellone ovviamente. Bisognerà appunto ricorrere a questo senso civico. Noi ce la metteremo tutta, lo richiediamo anche alla clientela e speriamo in bene.